Ciao a tutti ragazzi, io sono Frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su Gatto Roboto. Allora, presumo che siamo quasi arrivati alla fine. Abbiamo sbloccato tutti e tre i check del che ci chiedeva il computer. E adesso teoricamente potremmo accedere alla sala del laboratorio. Possiamo accedere al laboratorio. Allora, di qua possiamo andare adesso. In effetti è troppo piccolo per noi. Abbiamo trovato anche dei bei potenziamenti nello scorso episodio. E adesso possiamo proseguire qua. Vediamo cosa c'è. Bene. Stava per prendermi. E vabbè, anche tu. Non sono dei più svegli. Dai, che ce la possiamo fare. Dobbiamo solo andare con calma. Dai. Però, queste hitbox un po' strane. Ok, cartridge. Swamp Matcha Palette. Ok. Siamo a 13 su 14. No. Cavolo. Quello cosa è? Oh mio Dio, un segreto. Ok. Buon compleanno, Anna. Ciao. Oh mio Dio. Buon compleanno, Anna. Non è che il gatto è la figlia? Oh mio Dio. Ok. Avrà questa lore nascosta? Vedremo. Assomigliava molto al nostro coprotagonista, diciamo, perché il personaggio, il protagonista è il gatto, ovviamente. Ah. Ok. Adesso, computer. Qua c'è dell'acqua. Cosa ci sarà? Assolutamente niente. Ma! Sei un criminale, sei. No. Niente, dai, usiamo l'ascensore e poi che ci fa salvare. Ehi, PC. Indovina. Un momento, umano. Ok. Calibrando l'algoritmo di indovinare, cioè per indovinare. Ok. Vediamo i nostri progressi. Ok. Abbiamo sistemato tutto. Possiamo finalmente
Entrare nel laboratorio, ma ci serve il passcode. Ok. Ha detto che è stato che è preparato per una cosa del genere. Adesso sta accedendo al decodificatore di password. Chi è là? Miau. Ok, cosa sta succedendo? Stai indietro. Stai attento, ti sto avvisando. No, per favore. Oddio. Entra il passcode. Ok, dobbiamo... Sembra che noi dobbiamo... recuperare il decoder di password. Il mio maestro è andato offline. Il mio padrone è andato offline. Salviamo. Mio Dio. Cosa sta succedendo qua? Devolver Digital sta tenendo degli ostaggi, aiuto. Ma mi scusi? Mi stai dicendo che non serve a niente questa cosa che ho appena fatto? Va bene. Adesso, dopo aver sprecato un bel po' di tempo, è cambiata la musica. Ah, bene. Modulo di decodifica. Ok. Ok, perfetto. Questo è il log del capitano. Numero 72. Sono passate molte ore da quando ci siamo schiantati in questo pianeta di ricerca abbandonato. La mia cara Kiki, o il mio caro Kiki, è uscito nella... Ah no, la mia cara Kiki ha premuto la console... E ha disturbato la sequenza di atterraggio. Sarei scocciato, ma lei, quindi non lei, è stata la mia compagna fidata per questa missione solitaria. Ha provato di essere un soldato competente. Ok, sento salire un po' di orgoglio. Per aver servito il rank elitari dell'esercito di Terra 2. Ok. Mi dà un po' di pace nel mentre che la mia vita si indebolisce sempre di più. Ok. Ah, e quindi anche se dovessi morire in questo inferno, la missione potrebbe essere completata anche in mia assenza. Ok, non potrei essere più fiero di te, Kiki. Va bene. Quindi è morto? Alla velocità della luce, cara Kiki.
triste questa cosa. Eccoci qua. Ok, entra la password. Miau. Password corretta. Ah, la password è miau. Miau. Apriti sesamo. Buona fortuna. Ti servirà. Va bene. Ok, benvenuto visitatore. Questo è il settore di incubazione. Sentiti libero di osservare il bioma qui avanti. Ma non disturbare gli abitanti. Ok. I tubi idroglobulatori sono liberi per la vista. Cioè si possono vedere liberamente. Non so se idroglobulari forse. Ma per favore non colpire il vetro. Ok. Centri di ricerca non sono... non si prendono nessuna responsabilità per danni ai visitatori. Ok. Godiamoci la visita. Questo è chiuso. Miau. Chi è questo? Log del centro di ricerca? No, log del centro della sicurezza numero 2309. Questo è Jimbo che sta facendo un rapporto. C'è stata una breccia del protocollo. Ok, quel dottore che piange sempre. Non è Crybaby, è più Bamboccio. Quel dottore Bamboccio. Ok, si sta comportando come un piccolo ratto. Quindi sto investigando privatamente sulla faccenda. In molte occasioni l'ho trovato in uno stato di follia. Perso in esperimenti che non sono correlati a questo post, al suo posto. Ok. Il programma di difesa robotico ha superato il suo budget. Ok. Ed è molto... e la schedule è molto in ritardo. Ho ricevuto un consiglio da un certo assistente di laboratorio. Siphoned, non so cosa voglia dire. Sembra che abbia... lo cerchiamo. Sembra che abbia travasato dei fondi dalla sua ricerca. Ah, sembra che abbia preso dei fondi dalla ricerca e li abbia messi nelle spese mediche del cane, diciamo. Ok. Ah, sto per andare nel mio laboratorio per spegnere il supporto vitale del cane. E portare il dottore in custodia, ce lo sta per arrestare. Ok. Quindi troveremo il cane? Di creature strambe. Qua cosa c'è? Aia. Bene. Lo devo premere perché sennò non lo carica. Non posso andare da questo lato direttamente? Sì. Andiamo piano. Ok, non posso, sembra. Forse è un ritorno questo. Aia.
Anch'io sono un idiota, ho rotto il vetro e poi sono passato come se non ci fosse il mostro. Stiamo eliminando tutte le uova, attenzione! Qua c'è un salvataggio, prendiamolo. Possiamo scendere. Bene, un'altra di questi. Adesso siamo più forti però, no? Ok, ce l'abbiamo fatta. Salviamo. Non sembra che io possa andare comunque da quel lato, forse... Attenzione. Forse devo sbloccare qualche abilità ancora per il mecha. Questa è stata fortuna, pura fortuna, che io non abbia preso quello. Sistemata la zona. Mettiamo il mecha qua sopra e poi dobbiamo proseguire con questo coso. Possiamo andare qua giù. È zona extra? Ah, devo uccidere questi però. Non si apre la porta. Ok. Però questa mi sa che è zona avanzata, sapete? Sì, è zona avanzata. Devo prima portare il mecha da quella parte, poi posso andare di qua. Vieni. No, perché non c'è? Ma sono un idiota, pensavo di avere il dash.
Perché non si apre? Rischio di morire di nuovo. Ok. Sparite, sparite. L'unica roba che ho fatto in più è questa. Perché non si è aperta la porta? Mi sono perso qualcosa sicuramente. Infatti, guardate, adesso si è aperta, vero? Forse non avevo preso qualcosa allora prima. Vabbè. Va bene così, non facciamoci domande. No! Facciamo attenzione. Ok, questo lo possiamo far scendere. Cosa c'è qua sopra? Attenzione, è un visitatore non umanoide alla ricerca, al centro di ricerca. Gatto. Ok, dovresti essere avvisato prima di continuare. Ok, quindi non si può tornare indietro da qua. La tua sicurezza non è garantita. Il punto di non ritorno, ok. Perfetto, allora dobbiamo tornare indietro e collezionare tutto. Dobbiamo scoprire dove si trovano le cose, però. Piau, piau, piau.
Ah, ho ammazzato la bestia senza uccidere il... senza rompere il vetro. Ok. Dai, vieni qua. Aiuto. Ok. Ah, sono tornato indietro. E cosa mi manca? Due cuori. Un potenziamento dell'armatura e una cartridge. Ok ragazzi, io direi di chiudere qua l'episodio. Noi ci vediamo al prossimo, sempre qua sul mio canale. Ciao a tutti. E si è bloccato il gioco, ok. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e lasciate un mi piace. Noi ci vediamo sempre qui sul mio canale con il prossimo video.